Allo Stadio Olimpico di Roma per la 10ª giornata del campionato di calcio di Serie A si affrontano Roma e Milan, che hanno cominciato a giocare agli ordini dell'arbitro Delia di Salerno, che dirige l'incontro con la collaborazione di Lauretano e Verniti. Nel primo tempo la Roma, in completa tenuta rossa, gioca alla sinistra dei vostri schermi, mentre il Milan è schierato sulla destra con la completa tenuta bianca con i colori rossoneri. Nils Liedholm, allenatore della Roma, ha mandato in campo questa formazione: Tancredi, Nela, Marangon, vediamo proprio Nela in attacco, Spinosi, Falcao, Bonetti, Chierico, Di Bartolomei, Pruzzo, Maggiora e Scarnecchia. Gigi Radice, allenatore del Milan, ha schierato Piotti, Tassotti, Icardi, Buriani, Collovati, Venturi, Cuoghi, Novellino, Antonelli, Battistini e Romano. Nella Roma non c'è Conti squalificato, non c'è neanche Turone, che era un ex infortunato, e al suo posto con il ruolo di libero c'è Spinosi, mentre vediamo Scarnecchia, il numero 11, atterrato in questa azione, che rientra dopo 50 giorni dall'operazione del menisco, prendendo il posto dello squalificato Bruno Conti. Delia ha comandato il calcio di punizione in favore della Roma per il fallo di Tassotti su Scarnecchia. C'è il capitano della squadra giallorossa, Agostino Di Bartolomei, sulla palla. Romano con numero 11 e Buriani con numero 4 sono nella barriera del Milan, proprio sul vertice dell'area di rigore. La punizione lunga verso il centro dell'area, Pruzzo raccoglie il pallone, poi Novellino cerca di metterlo fuori area. Il disimpegno difensivo del Milan viene interrotto da Marangon e quindi Maggiora ripropone questa azione per Chierico, che avanza sulla fascia destra. Chierico ha di fronte Icardi, effettua il traversone verso Pruzzo, si gira, controlla la palla, la perde, la recupera, Pruzzo va al tiro e poi Piotti riesce a afferrare il pallone che gli era già passato sotto le gambe. Pericolosissima azione della Roma dopo 1 minuto e 50 secondi di gioco, con un tiro di Pruzzo che aveva superato Piotti. Vediamo inquadrato Ottorino Piotti, ex portiere dell'Avellino, che è riuscito però a recuperare il pallone, che lo aveva già superato. Un colpo di testa di Marangon, poi una prosecuzione dell'azione da parte del Milan con un fallo su Novellino, calcio di punizione in favore dello stesso Milan, ha battuto Romano a beneficio di Buriani. Cuoghi. E le prese con Marangon. Buriani, il traversone di Buriani verso il centro dell'area di rigore, dove Bonetti ha messo fuori aria, riprende però lo stesso Buriani, ancora Romano, intercettata da Marangon la palla calciata da Romano, quindi Di Bartolomei, Bonetti, Pruzzo alle prese con Collovati, quindi Icardi scambia con Battistini ed evita Chierico. Un appoggio su Novellino, le prese con Nela. La Roma, come di consueto, è schierata a zona con Nela sulla fascia destra, Marangon sulla fascia sinistra, in tandem con Maggiora, si alternano Nela e Maggiora nella posizione di terzino sinistro. Bonetti al centro, Spinosi al centro come libero, mentre a centrocampo Falcao, Di Bartolomei, Maggiora o Marangon, con Scarnecchia e Chierico sulle fasce laterali e Pruzzo al centro dell'attacco. In azione Chierico, Falcao ha ricevuto da Nela. Falcao gioca in condizioni fisiche non perfette, ha una infiammazione al piede sinistro, gioca con la scarpa sinistra di un numero più grande di quella normale. Fermato Di Bartolomei, avanza il Milan con Buriani, non intercetta Falcao, la palla arriva verso Antonelli, di tacco fa proseguire Novellino, recupero da parte di Nela che ferma l'azione di Novellino in calcio d'angolo, il primo angolo della partita dopo 4 minuti di gioco in favore del Milan. Roma e Milan arrivano con una situazione completamente diversa, la Roma è seconda in classifica a un punto dalla Juventus, il Milan è ultimo in classifica da solo con soli 6 punti. Battuto il calcio d'angolo, esce Tancredi e blocca. Entrambe le squadre però sono reduci da una sconfitta, la Roma ha perso a Milano contro l'Inter e il Milan ha perso ad Ascoli. Avanza Scarnecchia, indietro Pruzzo, Falcao, Di Bartolomei. Pruzzo, Di Bartolomei,
cerca di far proseguire Marangon, che si accorge in ritardo del passaggio laterale di Di Bartolomei, rimessa laterale del Milan Buriani, Venturi, Piotti. Questi primi 5 minuti si cominciano anche a delineare le marcature. Il Milan ha piazzato Tassotti su Scarnecchia, Icardi su Chierico e Collovati su Pruzzo, mentre Battistini e poi in aiuto talvolta anche Cuoghi sono stati destinati da Radice al controllo di Paolo Roberto Falcao. Vediamo in azione Novellino. Viene fermato prima da Bonetti, poi da Marangone, ma Novellino caparbiamente insiste nell'azione, recupera il pallone, se lo allunga però sul fondo. Questo spunto di Novellino dopo 5 minuti e 50. Il gioco comunque era fermo perché l'arbitro aveva ravvisato l'irregolarità del doppio intervento su Novellino, quindi vediamo Romano che batte il calcio di punizione in favore del Milan. Basso, lo spiovente mancato da un paio di giocatori, l'ultimo a mancare anche Bonetti, ma la palla è recuperata da Odoacre Chierico. Sbagliato il suo appoggio, ne approfitta Tassotti. Passaggio di ritorno ancora a Tassotti, apertura per Antonelli e va fuori la conclusione di Antonelli. Ecco Roberto Antonelli che fallisce al sesto minuto e mezzo una ottima occasione per il Milan. Era stato Tassotti a conquistare il pallone intercettando un lancio di Chierico, veloce scambio con Novellino, apertura per Antonelli che è arrivato puntuale sul pallone ma ha calciato troppo alto. Replica la Roma con Falcao, Scarnecchia. Fermato da Tassotti, quindi aggancia Romano. Buriani. Ha intercettato Maggiora, quindi Falcao fa proseguire Luciano Marangon che supera Buriani, cerca l'affondo nella sua posizione caratteristica di terzino fluidificante, fermato da Tassotti. Ancora un rilancio verso Antonelli, anticipato da Nela, quindi Bonetti ha un attimo di ritardo nel controllo del pallone, recupero affannoso da parte della difesa della Roma con Maggiora servito da Spinosi. Scarnecchia Marangon. Pruzzo attaccato da Fulvio Collovati, domani saranno entrambi convocati da Berzotto in vista della partita di sabato a Napoli contro la Grecia. Indicazioni prevedono Collovati stopper e Pruzzo centravanti della nazionale di sabato prossimo. Icardi, uno dei più giovani della partita, 18enne alessandrino, debuttante quest'anno in Serie A. Nela, Di Bartolomei, Pruzzo, Di Bartolomei. Pruzzo spesso fa da sponda cercando il lancio di ritorno che avviene ma è anticipato da Collovati, recupero di Falcao, quindi Chierico fermato molto bene da Andrea Icardi. Poi cerca di proseguire l'azione Novellino ma c'è un ottimo intervento d'anticipo di Spinosi, Chierico, Falcao, Bonetti. Si allarga il gioco per Scarnecchia, ancora fermato da Tassotti. Tassotti è un romano, è esordito in Serie A con la Lazio. Scarnecchia ha avuto difficoltà a controllare il pallone. Buriani e Tassotti cercano di impostare l'azione di rilancio per il Milan, fermata però con un fallo laterale, rimessa in gioco di Mauro Tassotti, romano, quasi 22enne. Come detto, aveva esordito in Serie A con la Lazio. Ed ecco Venturi, libero, bresciano, acquistato in tutta fretta dal Milan per sopperire alla lunga indisponibilità del libero titolare Franco Baresi. Piotti. Maggiora ha sfiorato la palla di testa che viene inseguita poi da Luciano Spinosi, prima riserva della Roma nel ruolo di difensore, oggi sostituisce Turone. Da Di Bartolomei a Falcao. Maggiora.
Il suo traversone verso Falcao cerca il colpo di tacco per smarcare Pruzzo, ma questa volta il pallone è troppo lungo. Aveva cercato di ripetere la prodezza che gli era riuscita nella partita contro la Fiorentina. Da Ruben Boriani a Ottorino Piotti. ...13 punti alla Roma, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta. In casa 3 vittorie, un pareggio. Il Milan ha 6 punti, una vittoria, 4 pareggi, 4 sconfitte. Fuori casa una vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte. Nela, buono il suo disimpegno, scambio con Chierico che invece va al centro e fa proseguire Pruzzo, mentre Nella è rimasto nella posizione di ala destra. Pruzzo insiste nell'azione personale, è evitato con Lovati, serve indietro Di Bartolomei. In profondità, bell'intervento d'anticipo di Venturi, quindi Novellino, lotta con Chierico. Vince il contrasto Chierico, serve Nella, in fuorigioco Falcao. ...11 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 all'Olimpico fra Roma e Milan, che stanno giocando di fronte a 60.000 spettatori. Una bella giornata, piuttosto fredda, con vento di tramontana. Icardi. Novellino vuol far proseguire Icardi, che viene anticipato da Nela, quindi Spinosi. Maggiora Marangon, i due si alternano fra centrocampo e fascia laterale sinistra. Ecco Domenico Maggiora, Luciano Marangon, Agostino Di Bartolomei. Ancora Marangon verso Di Bartolomei, non si chiude il triangolo per l'ottimo intervento di Francesco Romano. Quindi Buriani, Battistini, Novellino. Viene in avanti Cuoghi, fermato però da Bonetti, ma c'è un intervento dell'arbitro Delia che comanda il calcio di punizione in favore del Milan. Sia Cuoghi che Romano provengono dal vivaio emiliano, Cuoghi è di Modena, viene dal Modena, mentre Francesco Romano, che è originario del napoletano, proviene dalla Reggiana. Ecco il calcio di punizione in favore del Milan, esce Tancredi e anticipa tutti, servendo poi Maggiora. Veloce replica di Maggiora, fa proseguire Scarnecchia, serve molto bene Marangon, il suo controllo è abbastanza difettoso, la palla sguscia però ugualmente verso la zona di Pruzzo, si risolve la mischia, c'è un fallo di Collovati su Di Bartolomei. Ma l'arbitro assegna la punizione invece in favore del Milan. Un po' contestata dal pubblico questa decisione, era apparso fallo di Collovati su Di Bartolomei. Delia invece ha concesso il calcio di punizione al Milan. Piotti, questa azione al 13°. Ancora un intervento, questa volta è molto più evidente, ha battuto la palla Tassotti, Novellino, c'è forse un gioco pericoloso nei confronti di Falcao che batte la conseguente punizione servendo Di Bartolomei, chiama in avanti ancora Maggiora, Di Bartolomei. Con un lancio in profondità Collovati anticipa Pruzzo, quindi Cuoghi rifinisce il disimpegno difensivo, Novellino, era Romano anzi, e poi un rinvio di Venturi direttamente in fallo laterale. La rimessa in gioco è di Di Bartolomei. Spinosi. Di Bartolomei, Scarnecchia, fermato ancora Scarnecchia, da Tassotti quindi Buriani,
Bella progressione di Buriani, fermato poi da Maggiora, c'è uno scontro fra Maggiora e Buriani, resta a terra il romanista, mentre la rimessa in gioco sarà del Milan. Delia va a sincerarsi delle condizioni di Maggiora e chiama dalla panchina i massaggiatori per intervenire a soccorrere Maggiora, che comunque è fuori del campo, quindi il gioco potrebbe anche riprendere. Siamo al quarto d'ora quando c'è questo leggero infortunio a Domenico Maggiora, il gioco riprende con la rimessa in gioco di Buriani. Novellino Buriani. Ecco Walter Alfredo Novellino, il suo traversone, colpo di testa di Nela che mette nettamente fuori area e riprende Romano. Novellino ancora lungo il lancio per Antonelli che salta molto cavallerescamente Tancredi, il cui rilancio mette in movimento Marangon, da Marangon a Falcao. Scarnecchia, buon anticipo di Buriani nei confronti di Falcao. Novellino. Colpo di testa di Bonetti, Buriani, Romano, Tassotti, Buriani, e le prese con Scarnecchia. In seconda battuta su Buriani c'è Marangone, uno dei duelli più frequenti, questo fra Marangone e Buriani. In realtà Buriani fa spesso l'ala destra. E si trova dunque molto spesso nella zona di Marangone. Dopo la rimessa in gioco di Bartolomei, Falcao. Di fronte a lui c'è Antonelli che gli intercetta il pallone. Resta a terra Antonelli, ma il recupero della palla è del Milan con Novellino. Incrocia Cuoghi ma non lo serve. Serve invece Romano. Ancora un intervento liberatorio di Falcao che però perde subito la palla, o meglio il suo rinvio non è raccolto dai compagni. Ancora Falcao, quindi Pruzzo retrocesso per cercare di partecipare in qualche modo all'azione. Si sgancia in avanti Nela e anche Chierico che viene servito. Evita un avversario, poi serve Falcao, Nela che propone ora un traversone verso Pruzzo anticipato da Collovati. Poi Tassotti è nettamente in anticipo su Scarnecchia e serve Buriani. Lavorano molto a contatto Buriani e Tassotti. Un rilancio di Novellino è un po' troppo lungo e Tancredi esce senza problemi. Bonetti. Di Bartolomei Nela. Di Bartolomei. Chierico, aveva recuperato il Milan ma la palla è stata raccolta da Nela, c'è un po' di indecisione fra Chierico e Falcao per andare sul traversone a rientrare di Nela, sfuma l'azione, replica il Milan, troppo lungo il pallone però anche per Novellino, la rimessa in gioco e poi un calcio di punizione perché la palla era stata intercettata con le mani da Novellino. Chierico. Novellino, colpo di testa di Spinosi che anticipa un pericoloso possibile intervento di Antonelli, poi Maggiora indietro a Tancredi che va ad evitare il calcio d'angolo. Bonetti, di Bartolomei, Marangon, ora spostato a centrocampo con Maggiora sulla fascia destra. Sulla fascia sinistra, anzi, ecco infatti in azione Maggiora, Marangon. Fermato irregolarmente Marangon da Tassotti, calcio da Romano, calcio di punizione in favore della Roma. Si allontana Romano col numero 11 che aveva commesso l'irregolarità su Luciano Marangon che sta per battere il calcio di punizione. Siamo intorno al 20° del primo tempo, ecco lo spiovente. Salta Pruzzo, colpisce di testa ma la palla giunge smorzata verso il portiere Piotti.
Ha corso un grosso pericolo Piotti al secondo minuto, quando un tiro di Pruzzo lo aveva scavalcato, gli era passato in mezzo alle gambe il pallone, ma Piotti era stato rapido a riagguantare il pallone prima che superasse la linea. Ecco in azione Cuoghi, Romano. Passaggio verso Cuoghi. È stato intercettato, scarnecchia Spinosi, Marangon, Di Bartolomei, Pruzzo, Maggiora, Bonetti. Non controlla Nela, la palla gli sfugge in fallo laterale, la rimessa in gioco è di Icardi. Venturi. Un bresciano, il numero 6 del Milan, così come proviene da Brescia il numero 6 della Roma, Bonetti. Colpisce di testa Nela, insegue il pallone Falcao, che è però anticipato da Icardi. La rimessa in gioco è dunque della Roma con lo stesso brasiliano. Nel Milan è lo straniero, lo scozzese Joe Jordan, è in panchina. Bonetti, Spinosi, Maggiora, Marangon. Vince un contrasto, ha un rimpallo favorevole, serve Di Bartolomei, che ha un rimpallo invece sfavorevole, perde la palla. Romano. Buriani. Romano agisce spesso nella zona di Di Bartolomei. Scarnecchia. Rientra dopo 50 giorni dall'operazione al menisco, un recupero molto rapido, però è chiaro il disagio della desuetudine all'impegno agonistico. Falcao, anche lui in non buone condizioni fisiche per un'infiammazione al piede sinistro. È un servizio ora per Scarnecchia, spostatosi sulla destra, lo ha fermato Cuoghi, quindi Tassotti che lo ha seguito. Il Milan marca a uomo, quindi Tassotti ha seguito Scarnecchia che si era spostato nella zona destra del suo attacco. Buriani. Colpo di testa di Maggiora. Ora un'azione di Battistini, che controlla in prevalenza Falcao, finora molto bene. Un intervento non molto felice di Bonetti, che rinvia in calcio d'angolo quando il pallone era ormai perso per il Milan. Secondo corner al 23esimo del primo tempo. Tutti e due i calci d'angolo sono in favore dei rossoneri del Milan, rinfrancati dal pareggio di mercoledì in Mitropa Cup contro l'Osijek. Ecco l'angolo, testa mancata da Marangon, la palla però è raccolta da Chierico. Scarnecchia perde il dribbling e poi ne vince un secondo e rilancia Marangon. Troppo lungo il lancio di Marangon, che comunque si fa preferire nella sua posizione più tradizionale di terzino, che avanza sulla fascia sinistra, mentre appare un po' più a disagio quando deve spostarsi a centrocampo. Piotti, Buriani. Spinto alle spalle da Novellino Di Bartolomei, calcio di punizione per la Roma, già battuto. Chieri, Di Bartolomei. Marangon, Spinosi, Di Bartolomei, Falcao, Di Bartolomei, troppo corto il passaggio di ritorno, riparte il Milan con Novellino che a sua volta sbaglia l'appoggio, da Maggiora a Falcao, Bonetti, Maggiora,
Falcao, azione molto confusa, Marangon, Falcao, Di Bartolomei, troppo lungo il lancio di Di Bartolomei. Partono i primi fischi del pubblico per sottolineare un momento piuttosto brutto con parecchie azioni confuse, molti errori di misura. Nella panchina del Milan ci sono a disposizione di Radice il secondo portiere incontri, Minoia, Jordan, Gadda e Incocciati, il giocatore di Fiuggi che è esploso al torneo di Monte Carlo segnando tre gol, i tre gol della vittoria, di cui l'ultimo splendido. Nella panchina della Roma a disposizione di Lidl ci sono il secondo portiere Superchi, Righetti, Perrone, Giovannelli e Faccini. È quasi il 26esimo quando Di Bartolomei batte questo calcio di punizione mettendo in movimento Maggiora. Scarnecchia Marangon. Di Bartolomei. È in fuori gioco Pruzz. Da Piotti a Buriani, Piotti. Si fa vedere Icardi. Piotti preferisce il lancio a lunga gittata. C'è un intervento di Nela, irregolare. Ai danni di Novellino, calcio di punizione in favore del Milan. Recupero della palla da parte di Cuoghi, vicino a Cuoghi c'è anche Icardi, Cuoghi ha servito verso Novellino, anticipato Di Bartolomei, Pruzzo, Di Bartolomei, Nela, non aggancia Nela, Venturi rinvia, anche se un po' scomposto, buon servizio per Pruzzo nella posizione di ala sinistra, sempre seguito dal controllo a uomo da parte di Collovati che poi commette fallo caricando alle spalle Pruzzo, calcio di punizione in favore della Roma al 27esimo. Falcao vuole battere questa punizione allontanando Scarnecchia che aveva già recuperato il pallone. Il più vicino è Buriani, non c'è una vera e propria barriera con la punizione di Falcao. Colpo di testa di Romano, Buriani e quindi disimpegno agevole su Piotti. Gran movimento da parte di Buriani. Stantuffo sulla fascia destra dello schieramento del Milan. Battistini si vota al controllo di Falcao, lasciandogli però poco spazio. Talvolta anche Cuoghi va a controllare il brasiliano. Adesso in gioco della Roma con Di Bartolomei verso Chierico, ben controllato finora da Icardi, così come anche il duello fra Tassotti e Scarnecchia vede finora in vantaggio il difensore. Caparbia difesa del pallone da parte di Novellino. Cuoghi. È in fuorigioco Novellino. Insieme alla marcatura a zona, una delle caratteristiche della difesa del Roma impostata da Nils Lidholm è questa tattica del fuorigioco in cui spesso cadono gli attaccanti avversari. Riparte la Roma sulla fascia sinistra, Marangon ha un contrasto rude con un avversario che termina a terra e c'è il calcio di punizione in favore del Milan, mentre si rialza Romano che era stato il milanista colpito. Venturi, Cuoghi, molto mobile Cuoghi, non ha un punto di riferimento ben preciso ma si fa vedere in parecchie azioni sia di impostazione sia di contenimento da parte del Milan. La rimessa in gioco di Ruben Buriani. Viene sollecitato da Delia Buriani. Partita molto corretta finora.
Calcio di punizione in favore della Roma. Siamo al 30esimo. Mezz'ora di gioco 0-0 all'Olimpico fra Roma e Milan per la 10ª giornata del girone di andata del campionato di Serie A. Sebastiano Nela, Luciano Spinosi. Ancora su Nela l'appoggio di Spinosi. In ritardo Chierico, buon anticipo di Andrea Icardi. Però il suo rilancio non può mettere in movimento gli attaccanti, Novellino che era il più vicino. Marangon. Maggiora con un po' di ritardo, si scontra con Buriani, al meglio la palla però giunge ugualmente a Buriani. Tassotti. Recupero di Scarnecchia, Tassotti mantiene il possesso della palla, serve Buriani. Icardi. Antonelli, Buriani, intercetta Marangon, tocca anche Pruzzo, ma Buriani recupera. Piotti, Venturi. Testa di Nela. Battistini, poi Falcao, Nela, Bonetti, ancora un controllo approssimativo, perde la palla Bonetti, recupera però Di Bartolomei. Maggiora. Scarnecchia. Marangon per Di Bartolomei, troppo lungo il passaggio di ritorno di Di Bartolomei. Rinvio di Venturi. Testa ancora di Nela. Maggiora. Aggira Antonelli, serve Spinosi. Di Bartolomei. Scarnecchia, Marangon. Traversone di Marangon verso Pruzzo di testa, tocca la palla che termina poi sul fondo. Questa azione al 33esimo minuto del primo tempo, con le due squadre sempre sullo 0-0, rinvio ancora di Venturi. Novellino, Battistini, apertura verso Buriani, si danno fastidio Marangon e Maggiore, ne approfitta Buriani, tiro, gol! Gol di Buriani con un tremendo diagonale appena entrato in area di rigore, un'apertura di Battistini, rivediamo l'azione, ecco il lancio di Battistini, sono in anticipo sia Maggiora che Marangon, ma si ostacolano a vicenda lasciando via libera Buriani, prontissimo a intuire l'opportunità, entra in area, non perde tempo a cercare il passaggio, il traversone e con un gran diagonale batte Tancredi, è il 33esimo minuto e mezzo del primo tempo. Il Milan è in vantaggio all'Olimpico per 1-0 e sembra voler confermare la sua tradizione favorevole che lo vuole imbattuto su questo stadio da 16 anni. Il Milan, che aveva trovato tante difficoltà in questo campionato a segnare, ha sbloccato il risultato con Buriani. È il terzo gol in questa stagione del Milan dopo l'autogol di Ferrario nella vittoriosa partita contro il Napoli e il gol di Jordan nella partita pareggiata con il Como. Questo è il terzo gol in questo campionato che ha segnato il Milan, ed è il primo gol ovviamente di Ruben Buriani, che con questo gol realizza la sua sesta rete da quando gioca in Serie A, 26enne di Porto Maggiore in provincia di Ferrara. Calcio di punizione, rimessa in gioco in favore della Roma con Scarnecchia, Chierico. Scarnecchia agganciato, Scarnecchia si scontra con un avversario. Calcio di punizione in favore della Roma.
Col Milan in vantaggio per una rete a zero, la Roma batte con Roberto Scarnecchia che ha subito il fallo. Questo calcio di punizione, siamo al 35esimo del primo tempo. Ecco la punizione di Scarnecchia, testa di Spinosi e gol! Prontissimo pareggio della Roma con Luciano Spinosi che si infortuna anche, colpisce la palla con il volto più che con la testa. Rivediamo questa azione, c'è Scarnecchia che ha subito un fallo e batte la conseguente punizione. La sua traiettoria proprio nel cuore dell'area di rigore, salta un gruppo di giocatori, più alto di tutti va Spinosi che colpisce un po' di volto più che di fronte la palla, che va in rete e Spinosi non riesce neanche a esultare perché si accorge quasi in ritardo, gli viene detto in pratica che ha segnato il gol, non c'è il consueto grappolo festante perché Spinosi aveva subito un leggero infortunio ed è al 35esimo il gol del pareggio. Botte e risposta fra Milan e Roma, siamo sull'1-1. Particolare curioso anche per Luciano Spinosi, si tratta del sesto gol della sua carriera. 31 anni e mezzo, nato a Roma e al suo 15esimo campionato in Serie A. Non segnava in Serie A da 10 stagioni, l'ultima volta segnò nel 71-72 con la maglia della Juventus e fu quello l'unico gol segnato da Spinosi con la maglia bianconera. Altri 4 gol li aveva fatti con la Roma all'inizio di carriera, adesso ha segnato ancora con la Roma. Sesto gol in Serie A di Rubén Buriani, sesto gol in Serie A anche di Luciano Spinosi. Sono gli autori dei due gol con cui l'incontro al 36esimo del secondo tempo è fissato sul punteggio di 1-1 fra Milan e Roma. Insegue il pallone Bonetti, Di Bartolomei. Falcao non aggancia. Tassotti. Buriani. La rimessa in gioco verso Falcao. Di Bartolomei. Falcao. Bonetti. Chierico. Icardi in fallo laterale. Dopo la rimessa in gioco Pruzzo, Falcao. Esce dalla mischia il Milan. Un appoggio su Novellino. Non arriva la palla verso Buriani. Maggiore ha servito Falcao. Maggiore a Scarnecchia, l'autore dell'assist per il gol del pareggio di Spinosi. Ecco Spinosi, Bonetti, Di Bartolomei, Pruzzo cerca di liberarsi della stretta guardia di Collovati, serve Bonetti, il lancio di Bonetti verso Scarnecchia nell'area di rigore, ma poi c'è ancora un colpo di testa di Venturi, entra Di Bartolomei. Poi viene fermato anche Di Bartolomei sul limite, riprende però la Roma con Marangon che insiste nell'azione, apre per Maggiora affrontato da Buriani. Si libera dell'avversario e va a terra poi Maggiora dopo il contrasto con Buriani. Viene ammonito Buriani per gioco scorretto. Punizione quasi dalla stessa posizione della punizione di Scarnecchia, da cui è scaturito il pareggio di Spinosi. Questa volta sulla palla c'è Di Bartolomei, mentre Romano e Buriani sono nella barriera vicino all'arbitro D'Elia, che ha ammonito Buriani. Col numero 11 vediamo Scarnecchia nell'area di rigore della Roma. Nell'area di rigore del Milan, ovviamente.
anche Spinosi si è riportato ancora in avanti. La punizione direttamente in porta, respinge Piotti, scarnecchia, non controlla, poi un colpo di tacco di Chierico, palla Falcao che era rimasto nel ruolo di libero, fuori gioco. Si era sganciato Spinosi in avanti e come libero era rimasto Falcao. Siamo al 41esimo minuto del primo tempo, il punteggio è di 1-1 fra Roma e Milan, sono le battute conclusive del primo tempo che ha vissuto gli episodi più importanti di questa partita. Seguiamo ora un contropiede della Roma portato da Falcao, Falcao il suo tiro deviato da Piotti ed è questo l'episodio, l'ultimo episodio importante del primo tempo. Seguiamo ora il calcio d'angolo di Scarnecchia prima di concludere questa telecronaca dell'incontro Roma-Milan. Ecco lo scambio fra Scarnecchia e Chierico, fermato Scarnecchia, l'arbitro comanda una punizione per il Milan. Primo tempo si conclude col punteggio di 1-1 e anche la partita resta fissata col punteggio di 1-1 con i gol di Buriani e di Spinosi. Roma e Milan 1-1, grazie dell'ascolto, buonasera. Torna in campo la Coppa Italia. In esclusiva Rai, tutti gli incontri degli ottavi di finale. Domani, allo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti di Inzaghi sfidano in gara unica la formazione parmense. Lazio-Parma, domani dalle 21, su Rai 2. La Domenica Sportiva, domenica dalle 22.40, Rai 2. Amici sportivi, buonasera. In Serie A dunque grande giornata dell'Inter che affianca la Juventus al comando della classifica. Juventus costretta al pareggio dall'animosa Fiorentina, mentre anche la Roma è stata costretta al pari dal Milan. In Serie B da notare la vittoria della Sampdoria a Pisa. E vediamo la schedina. Subito ricordiamo che il montepremi del Totocalcio con 8.780.584.364 lire ha stabilito il record assoluto del montepremi. Le quote dovrebbero essere piuttosto sostanziose per i 13 e i 12. Ecco i risultati.